calcio nel pallone per lo storico derby tra Castel di Sangro e Pescara e dunque pubblico delle grandi occasioni al Patini a fare da splendida cornice alla sfida più attesa della stagione. Vietato il pareggio allora e spazio subito ad una cascata di emozioni con il Pescara che parte a testa bassa insidiando da vicino la porta difesa da De Julis. Il tiro di Sullo viene deviato in angolo. Al Castello sono sufficienti una decina di minuti per organizzarsi e prendere in mano le redini della gara, tentando lo sfondamento sulla corsia destra dove Martino imperversa. Al sedicesimo il numero 7 giallorosso prova i riflessi di De Sanctis con un siluro da fuori area. Un minuto dopo lo stesso tornante scheggia la traversa con un tiro ad effetto sul quale il portiere del Pescara avrebbe potuto fare ben poco. Castel di Sangro su di giri, biancazzurri in grande difficoltà. Al 24esimo De Sanctis si supera deviando in angolo una conclusione ravvicinatissima di Pistella. Sono le prove generali del meritato gol del vantaggio sangrino che arriva puntuale alla mezz'ora. Spinesi fa la torre per Pistella che a volo batte De Sanctis, facendo letteralmente esplodere il Patino. È il momento della svolta, visto che un minuto dopo il Pescara, già sotto di un gol, perde il suo uomo più rappresentativo, Giampaolo, espulso per doppia ammonizione. In superiorità numerica il Castello colpisce senza pietà. È ancora bravissimo De Sanctis a deviare un gran tiro da fuori di Bonomi. Si va a riposo con i giallorossi di Iacone in vantaggio al termine di 45 minuti pirotecnici. Da brivido anche la ripresa con il Pescara chiamato ad una rimonta quasi impossibile. In verità spingere i biancazzurri di Dalio Rossi in avanti è più l'atteggiamento rinunciatario dei padroni di casa che un'effettiva superiorità tecnico-tattica. All'undecimo una sortita di mezzanotti trova pronto De Julis alla risposta. Rossi manda in campo Margiotta, Di Toro e Colonnello per l'assalto finale che alla mezz'ora si concretizza con il pareggio. Conclusione velenosa di Capitan Gelsi stoppata da un difensore giallorosso e di Gianatale fa centro da pochi passi. Il gelo scende sul Patini ma non passano neppure 4 minuti che Claudio Bonomi, uomo simbolo di questo Castel di Sangro dei Miracoli, con un'autentica prodezza riporta in vantaggio la sua squadra. Ma non è finita perché nei minuti conclusivi c'è ancora tempo per l'espulsione del giallorosso Cei e per un sospetto fallo in area ai danni di Lamacchi, sul quale gli adriatici protestano a lungo.